Si è svolto con successo presso la spiaggia mareabile e turismo balneabile il Brick Lab. Si tratta di un laboratorio con protagonisti i mattoncini Lego. I tavoli erano disseminati di mattoncini di ogni forma e colore, dove bambini e adulti costruivano castelli medievali, razzi spaziali, creature fantastiche e molto altro. L'iniziativa è della cooperativa sociale Fili d'Erba, che gestisce la spiaggia mareabile realizzata dal piano sociale di zona ambito Salerno 041, che coinvolge i comuni di Battipaglia, Bellizzi e Olevano sul Tusciano. Allora, questo è solo uno degli eventi che hanno programmato, perché il calendario era molto ricco. Sicuramente è un momento che concilia quello che può essere l'attività della Lego, che mette insieme soprattutto i bambini che sono presenti oggi in spiaggia, ma anche le persone un po' più adulte. È solo uno degli eventi, c'è un calendario molto ricco, un calendario ricco di eventi. Il giovedì 29 ci sarà un altro evento importante, e questo per dimostrare che non è semplicemente un posto dove c'è possibilità di balneazione accessibile e quant'altro, ma anche creare aggregazione, creare socializzazione e interventi di natura educativa e ricreativa. È un momento sicuramente fatto in un momento dell'estate, a fine estate, ma che dà una risposta soprattutto in un momento dove è possibile fare questo. Tra giornata devo dire che su questa spiaggia ci sono iniziative del genere, sì, un po' coinvolgenti bambini, sia i diversamente abili, ma soprattutto l'integrazione con i bambini che sono presenti sulla spiaggia, perché questa è una spiaggia attrezzata per chi ha una disabilità, ma è una spiaggia libera in cui possono costruire chiunque. Oggi abbiamo bambini di altre associazioni, bambini che stanno qui con le loro famiglie a mare, offrendo loro un servizio, perché non è che la doccetta o la doccia la possono utilizzare solo le persone per cui è stata costruita questa spiaggia. Quindi è una spiaggia libera comunque, dare la possibilità di poter venire chi vuole. Oggi l'altra volta mi hanno ringraziato le famiglie, addirittura venivano da Ercolano per dire che era la prima volta che vedevano a Nuovo le strutture in spiaggia libera, tenute bene, tenute pulite, in modo da dare la possibilità alle famiglie che non possono permettersi, abbiamo visto quali sono i costi degli ombrelloni nel privato, quindi dare la possibilità a chi non può, chi è una famiglia numerosa, di poter accedere a una spiaggia in maniera libera ma anche in maniera decorosa.